Passiamo subito a Milano. Inter-Torino 0-0. Gianni Vasino. Chi si accontenta gode, è il caso di dire, perché Bersellini era venuto qui certamente per portar via un punto e ci è riuscito, ma quel che più premeva era a radice di riuscire a sfatare questo campionato che diceva proprio di no a tutto e alla sua Inter. Così l'Inter alla fine della partita è riuscita a sbloccare la classifica, se non altro, andando a quota 1. Vediamo alcune azioni del secondo tempo. Punizione di Müller, si supera la barriera, ma Cebagni a dire di no al tiro che sembrava destinato in rete. Si prosegue con gli attacchi dell'Inter, qui è Ferri, molto buono il suo marcamento di Schachner, mette al centro Serena per Altobelli, incredibile ma vero, Altobelli non riesce a concludere. Sull'altro fronte il Torino si è fatto vivo solo verso il finire dell'incontro, Schachner fa tutto da solo ed è bravo Zenga a salvarsi in uscita di piede. Ancora un'azione del Torino, se ne va lungamente Hernandez verso il fondo, poi Bergo mi mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che viene battuto ancora da Hernandez, c'è la palla ad un torinese, palla in area, ecco, vedete, gran botta al volo di Caso e Zenga deve aver fatto una grandissima parata, non l'abbiamo vista, ma Caso stesso l'applaude e con queste immagini è tutto da Milano.